Olimpia Agnonese e Porto Sant'Elpidio alle Civitelle per il recupero della decima di ritorno, squadre già retrocesse al campionato d'eccellenza della regione di appartenenza, alle quali resta il solo compito di portare a termine in maniera dignitosa una stagione molto travagliata, cercando di evitare l'ultimo posto, il signor Salvatici della sezione di Rovigo, per garantire la regolarità. Gli agnonesi suonano la carica dopo appena 5 primi, quando Bartoli lavora sulla destra, su una respinta corta si coordina Peic, che non inquadra la porta. Continuano a prendere le misure i Granata, sempre di Bartoli l'iniziativa, servizio al centro per Sbordone, che manca il bersaglio all'11°. Il guastatore di turno è Sapone, ancora su una giocata dell'incontenibile avanzato Bartoli. Pluralità di occasioni per la penultima della classe, non sfruttate a dovere. Prosegue l'assedio al quarto d'ora da una punizione di Da Costa dalla catena di sinistra, traiettoria a giro. Tapino di Sbordone sulla respinta di Cavaliere, gol invalidato per posizione irregolare. 24esimo, ecco gli alpidiensi che prendono coraggio con Gelsi, classe 97, non c'è forza nel suo tiro. Presa elementare per Caputo. Al 29esimo, alla volta di Spagna, il capitano degli ospiti, duttile nel sistemarsela sul mancino, un po' meno nella conclusione, abbondantemente fuori misura. 33, calcio di punizione per l'Agnonese, posizione interessante, se ne incarica Sapone, che sceglie il palo alla destra del portiere, il quale in tuffo sventa il pericolo. Al 43esimo, contropiede fulmineo dell'Olimpia Agnonese, Carnevale verticalizza per Sapone, che aziona il turbo, percorre oltre 40 metri di campo, arriva comunque lucido al momento clou e di giustezza, pallone sotto alla traversa per l'1-0, che è anche il parziale che fa guadagnare gli spogliatoi. Con le immagini montate da Samba, siamo al secondo tempo. Al terzo, propositiva la squadra di Palladini, dialogo nello stretto in area tra Gelsi e Perri, soluzione troppo debole per complicare la vita a Caputo. Sono i biancoblu ora a spingere, corner dalla destra, intervento tempestivo sul primo palo di Caputo, Spagna in gioco aereo, se la cava in qualche modo la retroguardia locale. Minuto 16 nella punizione di Spagna, poco più avanti della tre quarti c'è soltanto Potenza. Al 20esimo, fronte opposto, sono i padroni di casa a beneficiare di una situazione da fermo, posizione defilata, Sapone sul primo palo, Cavaliere si distende e devia. Al 27esimo, Spagna per il Porto Sant'Elpidio si ritrova un buon pallone sul destro, colpisce a metà altezza ma senza incrociare nel modo giusto. Al 39esimo vuole il pari la formazione bianco-blu, che avanza con il neo entrato Giuli, classe 2002, dal limite si coordina, nessun problema per il portiere molisano. All'88esimo ci prova anche Zira, ben contenuto in marcatura, si libera comunque per la conclusione, Caputo riesce a preservare la propria porta, finisce 1-0 con la seconda vittoria di fila dopo quella di Giulianova dell'Olimpia Agnonese, che allunga più 4 il divario sul Porto Sant'Elpidio. La squadra di Di Rosa, dopo aver chiuso il quadro personale dei recuperi, ospiterà tra 7 giorni l'Atletico Terme Fiuggi.